Mercoledì 1 maggio, il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, è stato condannato a 50 settimane di reclusione da un tribunale del Regno Unito con l'accusa di aver violato i termini della libertà provvisoria nel 2012, quando si rifugiò nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Come ha spiegato in aula il suo avvocato Mark Summers, Julian Assange avrebbe agito spinto da timori ragionevoli, come quello di essere sequestrato dalle autorità USA, rinchiuso nel campo di prigionia di Guantanamo o addirittura giustiziato. Il tempo trascorso all'interno dell'ambasciata sarebbe equiparabile alla detenzione, ha affermato il legale. Nonostante le infezioni respiratorie, i problemi dentali e la depressione che gli sono stati diagnosticati da un medico, Julian Assange non ha abbandonato la sua stanza, segno di quanto fossero serie le sue paure. Si terrà proprio oggi, giovedì 2 maggio, la prima udienza del Tribunale di Westminster sulla richiesta di estradizione avanzata da Washington, che intenderebbe accusare Julian Assange di pirateria informatica. Difficile aspettarsi un processo equo per Assange, afferma l'esperta serba Dragana Trifkovic. È stato proprio lui a mettere in discussione l'intero sistema occidentale esistente e quindi anche l'indipendenza della magistratura. Alla luce delle rivelazioni di Wikileaks, è inevitabile chiedersi se tutte le istituzioni del sistema occidentale siano al servizio dei cittadini o al servizio delle strutture politiche. L'obiettivo, come abbiamo visto, non sono la libertà, la democrazia e la protezione dei diritti umani, continua l'esperta, ma il raggiungimento degli interessi politici, militari ed economici dell'America. Ci servono 60.000 euro da qui alla fine di agosto, perché dobbiamo liberarci dalle menzogne dei media ufficiali e vogliamo evitare di cadere nella barbarie insieme ai barbari e ai bugiardi. Se questa cosa funzionerà, vorrà dire che alla fine di un altro giro intorno al Sole saremo molti di più, saremo più forti. Aiutateci a continuare. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge su Runet. Servirà a garantire il funzionamento stabile e sicuro dell'internet russo a fronte di tentativi esterni di scollegare il paese dalla rete mondiale. Il documento, pubblicato mercoledì sul portale ufficiale delle informazioni legali, prevede, in caso di minacce al corretto funzionamento di internet sul territorio della Federazione Russa, che sia il Servizio federale per la vigilanza delle comunicazioni ad assumere la gestione centralizzata di una rete pubblica. A tale proposito, gli operatori russi di telecomunicazioni saranno chiamati a installare dei dispositivi ad hoc. Come afferma la Duma di Stato, il progetto di legge è stato sviluppato tenendo conto della natura aggressiva della strategia statunitense per la sicurezza informatica, adottata nel settembre scorso. La legge russa entrerà in vigore in novembre. A eccezione delle disposizioni sulla protezione crittografica dei dati e sul sistema nazionale di nomi di dominio, che saranno attivi a partire dal 1 gennaio del 2021. Dopo il fallito tentativo di golpe a opera del leader dell'opposizione Juan Guaidó, sulla crisi in Venezuela è scontro aperto tra Mosca e Washington, mentre tace l'Unione Europea. Se un intervento militare si renderà necessario, allora gli Stati Uniti non si tireranno indietro, il messaggio del segretario di Stato Mike Pompeo, mentre il Pentagono si dice pronto a ogni sviluppo degli eventi. Nel frattempo, la Casa Bianca ha diffuso un comunicato in cui definisce estremamente preoccupante e inaccettabile la presunta ingerenza di Mosca. Il presidente Trump è stato chiaro nel far capire alla Russia che deve andarsene dal Venezuela e mettere fine al suo supporto a Maduro, si legge nel messaggio. Nel colloquio telefonico di mercoledì 1 maggio con Mike Pompeo, il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov ha messo in guardia gli Stati Uniti. La loro politica aggressiva nei confronti della Repubblica Bolivariana rischia di avere conseguenze gravissime. Soltanto il popolo venezuelano ha il diritto di determinare il proprio destino, ha precisato Lavrov, mentre il suo omologo tedesco Heiko Maas ha incontrato in Colombia l'opposizione venezuelana.
Per Heiko Maas resta chiaro che il legittimo presidente ad interim del Venezuela è Juan Guaidó, si legge nel sito del Ministero degli Esteri tedesco. Intanto, la compagnia militare Blackwater vorrebbe creare un esercito privato di 5.000 mercenari da mettere al servizio di Guaidó, rivela la Reuters. Mentre, secondo il Washington Post, il consigliere della Casa Bianca, John Bolton, starebbe cercando di convincere Donald Trump a invadere il paese. Durante le manifestazioni del 1 maggio a Parigi, dove 7.400 gendarmi erano stati incaricati di mantenere l'ordine nelle strade della capitale, la corrispondente di RIA Novosti, Victoria Ivanova, è stata colpita alla testa con un manganello da un gruppo di poliziotti. Mi sono avvicinata per filmare le forze dell'ordine che picchiavano un gruppo di teppisti, ma hanno iniziato a colpire anche me, che portavo la fascia e l'elmetto della stampa, racconta la corrispondente russa. Riteniamo inaccettabile l'uso della violenza nei confronti di un giornalista che sta svolgendo il suo lavoro, è il commento del Ministero degli Esteri russo, che alle autorità francesi ha chiesto un'indagine approfondita sull'accaduto e all'OSCE una reazione adeguata. Più di 300.000 persone, secondo i dati dei sindacati, hanno partecipato alle manifestazioni del 1 maggio in tutta la Francia, mentre il bilancio degli scontri con le forze dell'ordine nella capitale è di oltre 300 fermi e una cinquantina di feriti, di cui nessuno grave.